Social. Bentornati su Live Social, interviste e storie. Come sapete, non siamo solo sulle onde FM da cui ci state ascoltando, ma anche su Facebook. La nostra pagina Live Social Radio contiene diversi video delle nostre interviste. Do subito il benvenuto al nostro prossimo ospite in collegamento telefonico, Dario Ripani. Benvenuto. Buonasera. Allora, tu sei una guida cicloturistica e accompagnatore. Vuoi raccontare a chi dei nostri ascoltatori non conoscesse la tua figura di cosa ti occupi in particolare? Allora, mi occupo, io faccio parte di un'associazione sportiva dilettantistica dal nome Svirrien, che è una parola dialettale, naturalmente non è che si capisce tanto che non conosci il nostro dialetto. Abbiamo anche una pagina Facebook, nasce dall'idea di tre maestri di mountain bike che decidiamo di creare un gruppo che potesse poi rispondere all'esigenza di chi vive questo sport al di fuori dell'agonismo, insomma, proponendo escursioni, corsi di guida e anche eventi promozionali. Quindi l'aspetto più... insomma, come dire, più lieto del ciclismo, godere del paesaggio, degli itinerari. Esatto, infatti noi facciamo le nostre escursioni nel territorio, nelle nostre montagne abruzzesi, parte della catena del Gran Sasso, ma anche i Sibillini. Diciamo che giriamo un pochettino, conosciamo abbastanza bene il territorio, anche perché è stata la passione per la montagna. Poi piano piano dalle camminate mi sono avvicinato alla mountain bike per diventare naturalmente... Sì, mi dica. No, volevo chiedere, mi ha fatto venire un po' di curiosità, nel vostro dialetto, nel dialetto abruzzese, cosa significa Svirrien? Ecco, scusa, ho tralasciato questa cosa. Svirrien, scritto con due R e due N finali, significa girovagare in libertà. Cioè vai in giro, dove vedi un bel posto, vedi una stradina, butti e vai. Beh, fotografa benissimo quello che fate, la vostra attività. Sì, e infatti abbiamo deciso di mettere questo nome, che qualcuno lo confondono anche con l'inglese. Naturalmente, per diventare guida cicloturistica, la Federazione Ciclistica Italiana prima pretende che devi diventare anche maestro di mountain bike, anche perché così c'è il modo di capire anche con chi hai a che fare quando vai a fare... porti delle persone a fare un'escursione in montagna, capisci subito chi hai di fronte, se è il caso di fare un certo tipo di percorso oppure magari un altro più facile, oppure dipende anche dalla richiesta. Certo, perché anche chi non è esperto di mountain bike o di ciclismo può godere di questi itinerari, magari con dei percorsi più semplici. Come no? Ce ne abbiamo... preparati per tutte le esigenze, insomma, diciamo. Vorrei chiederti se vuoi dare innanzitutto dei riferimenti, come trovarvi, dove vi trovate e come fare a contattarvi. Allora, io c'ho chi vuole ci può contattare sulla pagina Svirrien, è scritto Savona, Verona, Isernia, Roma, Isernia, Empoli, Napoli. Abbiamo la pagina Facebook, lì può fare un'email, oppure direttamente sulla mia pagina Facebook come Dark Dario, questo nome perché sono un produttore musicale, per cui c'ho questo... Un nickname, sì, diciamo un nickname. Così. Quindi, sì, comunque anche sulla pagina Svirrien, che adesso ci siamo associati... ci siamo uniti con Monti Gemelli, che sono una catena montuosa che sta qui nel Teramano, Monti Gemelli Adventure, che fanno anche, accompagnano anche le persone a piedi, ci sono anche accompagnatori che fanno le camminate. Io allora invito tutti i nostri ascoltatori, quando questa situazione critica finirà, a godersi e a riscoprire la bellezza di una gita in mountain bike. Sì. Ti ringrazio molto, Dario, per essere stato nostro ospite e averci raccontato di questa bella realtà. Ok, va benissimo. Vi ringrazio anche a voi e un saluto a tutti gli ascoltatori. Live Social torna con nuove interviste e nuove storie. Rimanete con noi.
social.